percorso per i santuari d'Italia, oggi facciamo tappa a Cesena, città malatestiana ma anche di antica tradizione monastica. Qui sul colle che domina la città, un monastero benedettino per tutti, santuario della Madonna del Monte. Ne parliamo con Don Carlo, uno dei monaci. Buongiorno, Don Carlo. Buongiorno Simona, benvenuta. Dove siamo? Qui siamo sul colle Spaziano. Questa abbazia insiste già da prima del 1000, con documenti pontifici che ne attestano l'esistenza già nel 1048. È sorta per iniziativa del vescovo Mauro, San Mauro, il quale nei brevi momenti di pausa della sua attività pastorale amava ritirarsi dove all'epoca c'era un grande bosco. È morto e poi sono cominciati ad avvenire dei fatti miracolosi, per cui la gente correva su questo monte a venerare San Mauro. E come all'epoca avveniva, è stato proclamato santo. A furor di popolo. A furor di popolo. Don Carlo, Cesena conosciuta per la città dei tre papi. Tre papi che tutti in qualche modo hanno ruotato attorno a questa abbazia. Allora, il primo è Papa Pio VI, principe Braschi, siamo nell'Ottocento all'inizio. Il secondo è il nipote Pio VII, principe Chiaramonti, che è la gloria di questo monastero perché è cresciuto, ha fatto i suoi studi qui, poi è diventato abate, vescovo, cardinale e infine papa. Il terzo non è nativo di Cesena, ma è stato vescovo di Cesena per 20 anni ed è diventato Pio VIII. Questo nell'Ottocento, però nel 1900, anzi esattamente 1986, c'è stata un grande regalo per voi. Abbiamo avuto la grandissima gioia di ospitare Sua Santità Giovanni Paolo II, il quale ha soggiornato qui 3 giorni e facendo un po' di vita comunitaria con noi monaci. Dicevamo, un'abbazia benedettina, però per tutti i cesenati e non solo, questa è la Madonna del Monte. Allora dobbiamo conoscerla. Don Carlo, eccoci all'interno, uno splendore per gli occhi che nutre anche l'anima, una chiesa su 2 livelli. Sì, è una delle poche chiese in Italia costruita in questo modo. Noi consideriamo la parte bassa sulla quale ci troviamo come la vita terrena di Maria. Ti sei accorta che abbiamo 14 affreschi che parlano della vita della Madonna. Adesso ci troviamo nelle feste natalizie e quindi l'Annunciazione, la visita di Elisabetta, il matrimonio con San Giuseppe, il Natale. I Re Magi. I Re Magi. Allora, l'architetto ha pensato che questa corrispondesse alla vita terrena di Maria e di ognuno di noi. Per innalzarci dalla vita quotidiana, dalla vita terrena, bisogna salire quei 18 gradini che hai visto. E lì inizia la vita celeste della Madonna e, se vuoi, anche la nostra vita spirituale. Sono tanti pellegrini che fanno quella scala con un atteggiamento proprio di devozione. Guarda, tu non ci crederai, ma ancora oggi sono tantissime le persone anziane, ma non solo, che fanno quei 18 gradini in ginocchio. Ai pellegrini che vengono suggerisco, prima di salire i gradini, di restare in silenzio e di abbandonare per quanto possibile le preoccupazioni, citando loro quella frase del Salmo che facevano i pellegrini ebrei quando vedevano il Tempio di Gerusalemme. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Arrivati qui non si può non volgere gli occhi al cielo. Infatti la prima scena della vita celeste di Maria è l'Assunzione. Vedi che gli angeli attorno a quel nembo dorato diventano sempre più piccoli, perché quando si entra nella divinità
siamo assorbiti. Maria centrale, l'assunzione e l'incoronazione. Subito dopo l'assunta, ecco la scena centrale, nel catino, Maria riceve la corona della gloria dalla Santissima Trinità, vediamo il Figlio, il Padre che reggono la corona e lo Spirito che sovrasta la scena. È la bellezza dell'eternità dipinta per sempre sul volto di Maria. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. Eccola, il cuore di questo santuario. È la nostra Madonna del Monte. Qui è arrivata questa statua nel 1318. La sua tunica blu e poi un manto particolare con tante lettere che sembrano buttate lì a casaccio. Se tu parti dalla spalla destra, in alto, la prima lettera è una A. Al centro, verso il gomito, c'è una V e sotto c'è una E. Mettele insieme. Ave. Ave. Simona, hai visto quelle due bellissime corone d'oro in testa alla Madonna e al Bambino? Sono state offerte dal Papa Pio VII, nostro monaco, in occasione della sua liberazione dalla prigionia di Napoleone. Ma se mi permetti, vorrei tornare sul Bambino. Non è simmetrico alla mamma, è un po' sbilanciato, perché è un'aggiunta di circa 150 anni posteriore. E lui cosa sta facendo? Con la sua manina destra è aggrappato letteralmente al manto di Maria. Quel Bambino possiamo essere ognuno di noi. Quando abbiamo problemi, corriamo dalla madre e lei ci aiuta. Ci possiamo aggrappare. Ci possiamo letteralmente aggrappare. Alcuni di questi ex voto sono i più antichi in assoluto d'Europa. C'è, oltre al valore artistico in sé, l'affetto e la riconoscenza per la Madonna per le grazie che hanno ottenuto. Questo anno di misericordia il santuario della Madonna del Monte è scelto come santuario giubilare. Beh, Maria è la madre della misericordia. Qui entrano comunque i pellegrini a ricevere la misericordia del Signore. La nostra visita termina nella cripta. Come mai? Perché abbiamo iniziato con San Mauro. Qui c'è quello che è stato il suo sepolcro fino al 1350. Avendo ricostruito la cattedrale, hanno fatto una cripta apposita per i loro vescovi e se lo sono portati giustamente con loro. Però qui rimangono delle reliquie. Lasciando qui due insigni reliquie, un piede e una parte della calotta. Ogni giorno si può salire qui per trovare un po' di pace, ma c'è un giorno speciale in cui davvero è bello far festa insieme. C'è un detto qui a Cesena: se non si va al monte il 15 di agosto non è festa. E allora bisogna salirlo il monte il 15 di agosto come tutti gli altri giorni. Don Carlo, grazie davvero. Grazie a te Simona, e porta il tuo sorriso a tutti.